concerto di premiazione dei vincitori assoluti di categoria. È possibile scaricarlo dal sito www.associazionegiovanimusicisti.it. Maria Sole Iannello. Angelica Gavinelli. Thank you.
Marta Brezzo. Thank you.
Quintetto Scuola Media Calamandrei. Thank you.
Istituto Comprensivo Pino Torinese Giovanni Di Taddeo. Scuola media, Nievo Matteotti, Marco Isgro.
Scuola media Primo Levi Carmagnola Davide Villa.
Celeste Virginio. Chiara Cappello.
Thank you.
Vanessa Corona. Castellani.
Thank you.
Matteo Buonanoce.
Daniela Cappello. Thank you.
Liceo La Grangia di Vercelli, Emma Parodi.
termine del concerto di premiazione. Buonasera. Stefania e Marina vi ringraziano. Noi siamo le organizzatrici, creatrici da ben 19 anni di questo concorso e ogni anno non c'è mai un'edizione uguale all'altra. Abbiamo sempre delle belle sorprese, dobbiamo sempre essere ai passi, rinnovarci continuamente perché anche le scuole inseriscono anche degli strumenti. Avete visto come ultimo proprio la categoria degli ottoni, categoria nuova inserita quest'anno, e poi abbiamo sempre delle novità, per cui già voi che ci conoscete sapete come funziona il nostro concorso. Noi siamo sempre all'avanguardia, no? Abbiamo sempre delle categorie molto particolari, e questo è un concorso che appunto funziona bene da 19 anni, e noi abbiamo fatto quest'anno 202 audizioni, quindi un'audizione in più dell'anno scorso. L'anno scorso era la carica dei 101, dei 201, quest'anno dei 202. La giuria ha fatto un lavoro enorme, io li vorrei veramente ringraziare, li chiamo in ordine così come li ho scritti, perché voi capite bene che dopo 3 giorni di musica abbiamo solo più le note in testa, non siamo in grado di formulare altre formule di linguaggio verbale se non il linguaggio musicale. Allora, io chiamerei, intanto vi porto i saluti del nostro presidente onorario, il maestro Salvatore Accardo, che in questi giorni ci ha seguito moralmente in streaming. Infatti la particolarità del nostro concorso è anche che chi non è presente può comunque da qualsiasi parte del mondo in ogni momento collegarsi e seguire le audizioni, per cui il maestro porta i suoi saluti a tutti voi, e il maestro Salvatore Accardo, che è il presidente onorario del nostro concorso, che in questo momento si trova in Russia per dei concerti. Inviterei invece la professoressa Marina Scalafiotti, che è presidente del concorso da tanto tempo, docente di pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. È preziosissima, lei assiste a tutte le 202 audizioni dalla prima all'ultima, non ha un attimo di tregua. Quindi grazie a nome veramente, penso, di tutti quanti noi, grazie veramente. Il presidente di giuria Gianni Possio, docente di composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. E anche lui, ovviamente in qualità di presidente di giuria, ha presenziato a tutte le votazioni. Sì, si sono fatti compagnia, esatto. Componenti di giuria: Angela Scavuzzo, pianista docente dell'Istituto Comprensivo Pino Torinese. Anna Rastelli, pianista docente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Bruno Landi, violinista concertista, docente già al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Diana Lupascu, violinista concertista, docente Scuola Marconi Antonelli di Torino. Marco Ferrari, violoncellista, docente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Liviana Pittau, violoncellista, docente e coordinatrice generale Accademia Suzuki Talent Center. Giacomo Giaccaglia, chitarrista, docente dell'Associazione Giovani Musicisti di Torino. Anche noi coltiviamo giovani talenti come insegnanti, quindi avremo poi un caso interessante, quasi quasi il prossimo anno proporremo in giuria un nostro docente che è stato vincitore del concorso quando era piccolino e adesso lavora con noi, quindi è cresciuto un po', sì, esatto, sì. E quindi insomma siamo contenti perché queste ruote girano, no? Si va sempre avanti. Daniele Ligios, chitarrista, docente, compositore, assistente universitario al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Maria Elena Bovio, arpista, concertista, docente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Evelina Paiano, flautista, docente istituto comprensivo Pino Torinese, Associazione Giovani Musicisti.
Gianfranco Saponaro, clarinettista, concertista, flautobecco e strumenti ad ancia antichi, Accademia del Ricercare, docente Associazione Giovani Musicisti di Torino. Marco Tardito, clarinettista, sassofonista, Scuola Marcone Antonelli di Torino. Simone Morellini, trombettista, docente di tromba e musica di insieme al Liceo Musicale La Grangia di Vercelli. E poi abbiamo anche tanti altri giurati, Silvana Moiso, soprano per quanto riguardava la classe di canto, Maria Paola Bardelli, attrice e direttrice della scuola di recitazione per la sezione teatro, e Viola Scaglione, danzatrice e direttore della compagnia del balletto teatro di Torino per la sezione teatro. E questa è stata la nostra splendida giuria, quindi per ogni strumento noi avevamo l'esperto, se non gli esperti. Tanti sono anche gli sponsor che ci supportano, ovviamente, rapidamente, perché vogliamo premiarli questi ragazzi, se lo meritano. Ve li leggo così come sono stampati sul bando, ok? Allora, ringraziamo Kenna, che ha dato degli abbonamenti, dei buoni per poter acquistare i libri. Libreria Beethoven House, ciao Lella. Che, facciamo un applauso particolare a Lella, che ha il suo negozio proprio davanti al conservatorio, quindi strategicamente, ciao Lella. Il Libraccio, che ha dato dei buoni acquisto per i libri per i ragazzi che ora che inizieranno l'anno scolastico avranno uno sconto, quindi noi pensiamo sempre anche alla loro cultura, no? Musicale, ma anche poi nella vita. Brusa, che ci dà i biscottini. Il Museo dell'Infinito, per un evento particolare ha riservato dei posti per i partecipanti del nostro concorso, la nostra florist che allestisce scultura fiori, Serafino, con queste splendide scenografie di note musicali con i fiorellini che ingentiliscono la sala, il Museo dell'Automobile, Piatino, che ha dato l'accordatura al miglior pianista, sono tutti i premi che poi daremo, qua assegneremo qui, e la ditta Salvi, che ha premiato le arpe. Poi abbiamo anche tanti altri sponsor molto importanti che a breve citeremo, il Rotary Club, l'Inner Wheel e poi la Regione Piemonte. Molto bene, allora adesso la giuria è in rappresentanza, perché capiamo bene, grazie per essere qui con noi. Adesso chiamiamo tutti i ragazzi, così siete pronti poi per ricevere il vostro attestato. Così come avete suonato, Maria Sole Iannello, puoi venire qui, grazie. Così ti consegniamo l'attestato, ok? Te lo consegna proprio l'insegnante del tuo strumento, di arpa, Iannello, eccola qui, sono in ordine di esecuzione. Ti vediamo. E poi, rimani qua con noi, sì. E poi, visto che insomma, questi ragazzi hanno preso 100 su 100, quindi vuol proprio dire la perfezione, perché se poco poco mancava qualcosina, giustamente non si poteva dare il 100. Il 100 vuol proprio dire non hai sbagliato nulla musicalmente, come note, proprio un'esecuzione perfetta. E quindi insomma loro sono perfetti, anche se sembrano normali come noi, ma in realtà sono eccezionali. E allora... vi diamo anche un ricordo prezioso da tenere da parte nel cassettino, che è la medaglia della Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte. Ok? Tienla lì, custodiscila bene. Proseguiamo con Angelica Gavinelli, sempre della sezione ARPA, per cui potrebbe premiare sempre la professoressa Bovio. Che consegna l'attestato e poi anche per lei la medaglia della Regione Piemonte. Marta Brezzo, sempre della sezione ARPA, riceve l'attestato dalla professoressa Bovio e la medaglia da Marina Gallerani. Facciamo un applauso a Marina Gallerani, perché ecco. Daniela Cappello,
quintetto della scuola media Calamandrei. Manu Balestrero. Allora, Simone Barra. Ok, vai al centro. Cosa abbiamo dimenticato? Luce. Simone Saitta. Avete tutti l'attestato? Perfetto. Diamo la medaglia anche alla loro formazione. O anche all'insegnante, potete anche darla all'insegnante della vostra scuola. Eh sì. Un giorno per uno un po' più. Di Taddeo Giovanni. Questi applausi un pochino flebili, come mai? Come mai? Siete stanchi? Hanno preso 100, eh? Anche lui riceve la medaglia. Complimenti. Marco Isgro. Premio Maestro Bruno Landi, categoria violino. E anche Marco ricevi la medaglia della Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Villa Davide. Premia la professoressa Marina Scalafiotti. E anche lui la medaglia. Celeste Virginio, premio maestro Bruno Landi, la nostra piccola violinista. La mascottina. Eccola. Allora, Chiara Cappello, premio maestro Bruno Landi, sezione violino. 100 su 100, non ce lo dimentichiamo. Castellani Andrea, sezione violoncello, premia maestro Gianni Possio, sezione violoncello, Castellani Andrea, anche lui riceve la sua medaglia. Vanessa Corona, pianista. Premia la professoressa Scalafiotti Marina, presidente del nostro concorso. Complimenti anche a te. Bravissimi. Buonanotte Matteo, sezione pianoforte. Premia la professoressa Anna Rastelli. Daniela Cappello, sezione 2 violino. Maestro Landi, prego, a lei l'onore. 100 su 100. Parodi Emma. Sezione Ottoni, una new entry, e abbiamo subito trovato il candidato giusto per il concorso. Abbiamo una concorrenza di concorsi a spesa che stamattina
Hai fatto meglio qua però, si vede che la trasferta ti ha penalizzato. Qui 100. La medaglia gliel'abbiamo data, anche a lei, perfetto, non abbiamo dimenticato nessuno. No, allora rimangono adesso i premi che assegniamo. Allora, cominciamo dai premi che... Ah sì, poi facciamo un attimino di suspense solo per l'ultimo premio, ma gli altri già sappiamo, vero? Allora, premio speciale giuria, quindi il premio offerto dall'Associazione Giovani Musicisti. Non si sente? Molto bene. Allora, premio speciale giuria riservato alla categoria A e B, quindi una borsa di studio di 80 euro per Virginio Celeste. Consegna Marina Gallerani. Vieni. Premio speciale miglior talento riservato alla categoria C e D, borsa di studio di Euro 100, ad Andrea Castellani. E poi... Corona Vanessa. Ianniello Maria Sole. Cappello Chiara. Cappello Daniela. E la famiglia forse che porta bene. Poi abbiamo il premio Piatino che viene offerto, insomma i pianisti conoscono la ditta Piatino che è dal 1800 forse, anche prima, e che rifornisce tutti i pianoforti nel Piemonte, anche in tutto il mondo, assolutamente, e loro danno un buon omaggio per un'accordatura. Noi lo rilasciamo a Buonanoce Matteo, pianista. E adesso per gli ultimi ci sono ancora tre premi molto importanti. Uno è il premio Inner Wheel e l'altro il premio Rotary. Poi per ultimo assegneremo la Coppa Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Allora, adesso diamo... Chiamerei per l'Inner Wheel. Buongiorno, la signora Mastrobuono che avrà deciso, vi dirà chi vincerà la borsa di studio e un concerto. Ah, la signora vuol creare ancora più suspense di quanta già non ce ne sia. Allora il maestro Possio, vogliamo sciogliere questo? Sì, benissimo. No, due parole semplicemente. Allora, l'Inner Wheel e il Rotary ormai siamo partner da anni di questa manifestazione, che fa parte anche delle finalità dei club, quindi investire sul futuro. I ragazzi, i giovani, e devo dire che da musicista ormai quasi al limite della pensione, direi navigato, è commovente vedere questi ragazzi, devo dire passare il loro tempo libero, perché poi vedete sono tutti studenti, quindi non possono dedicarsi 365 giorni all'anno soltanto alla musica, ma hanno tutte le altre materie di scuola, quindi queste materie si fanno nei momenti liberi, nei momenti nei quali gli altri ragazzi vanno a divertirsi, vanno a giocare. Ripeto, è una delle cose che mi commuove di più, vedere questi ragazzi che, nonostante siano ragazzi di oggi, quindi vedete tutti con le scarpe da tennis, compagnia bella, che usano internet e tutti i sistemi informatici, nel tempo libero, invece di andare a giocare magari a pallone oppure di andare in giro con le amiche, passano il loro tempo a studiare lo strumento. È una cosa che veramente prende al cuore. A questo punto direi che diciamo che do la parola alla amica Antonella Mastrobuono per la proclamazione del premio Inner Wheel, che è rigorosamente, essendo un club femminile, è riservata a una signorina che quest'anno è... Marta Brezzo.
Ovviamente, essendo nel bando, è invitata a tenere un concerto nella nostra stagione di concerti, aperitivi in concerto, l'anno prossimo, quindi a tutto l'inverno, l'autunno e l'inverno per prepararsi. Qui il programma lo decideremo poi a tempo debito, quindi sarà una mezza parte dedicato all'arpa, o meglio all'arpista, quindi sceglierà lei, la seconda parte invece è dedicato al vincitore del premio Rotary. Chiamo l'ingegnere Mastrobuono qua per premiare. Poi c'è sempre io in mezzo, qui, diciamo un po' di burocrazia. Lo chiamo per due ragioni, vabbè, prima di tutto perché ormai è la colonna portante del nostro Rotary. La seconda questione è che l'ingegnere è genovese e il premiato ha un qual certo tipo di cognome che odora di Liguria ed esattamente è? Emma Parodi, con la... Questo è il premio, ma questo è anche soltanto un cartoncino che ti ricorda che avrai un concerto probabilmente nel mese d'aprile del 2020 con noi. Momento di suspense. Sì, allora. Beh, questa è la coppa del Consiglio regionale del Piemonte. La giuria ha deciso di assegnarlo a un partecipante della sezione 4. Che sezione è la sezione 4? Chi è che ha suonato nella sezione 4? Nessuno? Non sapete, uno pianoforte, due violino, tre, quattro, Dio? No, violoncello. Chi ha suonato il violoncello di voi? Giusto. Come ti chiami? La coppa. Allora, vieni, fai una bella foto al centro. Andrea Castellani, Coppa, Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Noi vi ringraziamo, il concerto è finito, il concorso è finito, ma siamo sicuri che il silenzio non calerà mai nelle nostre case, no? Perché dove c'è musica c'è sempre vita, c'è sempre gioia. Grazie a tutti, vi diamo appuntamento alla 20ª edizione del concorso regionale Giovani Interpreti Città di Torino. Buon anno!